Presidente, siamo con il Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese. Perché no all'accorpamento obbligatorio delle tre Camere dell'area centrale calabrese e quali sono le controproposte arrivate in queste ore? No, perché comunque le camere di commercio calabresi sono autonome, non sono nessuna delle tre a rischio default come altre camere in Italia. Tant'è vero che la proposta di riforma delle camere di commercio presentate dalle camere ricorrenti prevede all'interno di questo gruppo di camere che comunque devono essere reinserite e messe all'interno del numero delle camere di commercio dell'accordo che ci sarà con le camere MISE, ci saranno quelle calabresi. Quindi questo è uno degli aspetti per cui possiamo stare tranquilli, non ci sono problemi economici o finanziari tali da indurre il rischio default delle camere e quindi di conseguenza sono autonomi. Noi vogliamo restare autonomi semplicemente per continuare a dare servizi di personalità nel nostro territorio, per continuare a dare quella presenza istituzionale laddove c'è una ormai desertificazione di una situazione. Quindi dare dei punti di riferimento ben precisi alle imprese e alle altre istituzioni con cui, sempre riguardo al principio di sussidiarietà, noi continuiamo a dare tutta una serie di supporto e aiuto a tutte le azioni politiche e economiche del nostro territorio.